non abitava più in San Nicolò, ma in una camera mobiliata nei fondacci del Madonnone, il quartiere dei lavandai, al confine con la borgata di Rovezzano, dove andava la sera a cambiarsi e tornava poi a dormire. Aveva lasciato San Nicolò perché coloro che gli tenevano gli occhi addosso capissero che non aveva messo radici nell'ambiente che era stato di Betto e di Caco. Ormai anche per lui non c'era altro da pensare. Betto se l'era preso l'arno, come suo padre, e una ferita fa presto a risarcire quando si ha 20 anni e la vita sembra ci insegna, ci insegua. Resta la cicatrice che prima o poi darà le sue trafitture, non ora. Ne aveva stretto delle particolari amicizie in quei 2 anni, conoscenze di lavoro, di sindacato, di quartiere. Era un bel giovane, gli crescevano i baffi, le sue spalle si allargavano, sapeva portare il solino e la cravatta, aveva il vestito della domenica e non era scontroso, stava allo scherzo, alla battuta. Quando rientrava e i lavandai avevano bisogno di un aiuto per caricare le ceste dei panni o il vinaio per tirar giù dal carro le damigiane, lo chiamavano. E siccome non aveva nascosto di essere stato contadino, spesso quegli ortolani di Rovezzano si servivano di lui. Vanga e zappa le sapeva ancora usare, così arrotondava la giornata. Dagli ortolani a volte restava a cena, risparmiando il piatto caldo della sera, che altrimenti consumava all'osteria. E insieme al vestito delle feste, ora aveva il cappello e una spilla d'alpaca sulla cravatta, con la capocchia che sembrava una perla vera. Nella casa di uno degli ortolani c'era una sposa dai 30 ai 40, rimasta vedova da 2 anni e senza figlioli. Era andata maestra a Rovezzano e così si era sposata, lasciando la scuola per lavorare negli orti e in casa. Ora viveva coi suoceri, loro tre soli, ed ella aveva 10, 100 cervelli che la pensavano da Rovezzano fino oltre il Madonnone. Avrebbe ereditato quei 2 ettari di terra ed era ancora fresca, tutta una voglia, lo dicevano gli occhi. Rispetto a lei, Metello era un ragazzo, ma forte, allegro, che zappava come si fosse alzato allora, invece di essere stato 10 ore su e giù coi cofani di calcina. Viola la chiamava per reggere il cesto mentre coglieva la verdura e sembrava indugiasse apposta, così chinata, per lasciarsi vedere il seno sotto il corsetto che ogni volta finiva per accorgersi di avere sbottonato. Cosa guardi? Viola gli diceva, rialzandosi e tenendosi le mani alle reni. Allora il seno sembrava ancora più nudo, tanto premeva la veste. Egli taceva, timoroso di perdere il lavoro con cui arrotondava la giornata. La guardava un attimo, poi si fingeva che il vecchio o la vecchia l'avessero chiamato. Sentiva che Viola rideva alle sue spalle. Era uno squittio più che una risata. Ma una sera che i vecchi erano davvero dentro casa e c'era appena una falce di luna, l'orto tutto in ombra e l'arno che scorreva al di là della scarpata, Metello lasciò cadere la cesta e prese Viola tra le braccia. Lei, piuttosto che difendersi, gli si strinse addosso, offrendogli la bocca che lui cercava. Stupido, gli disse, ce n'è voluto. E oramai da un mese a notte, e presto notte per gli ortolani che debbono trovarsi in mercato con le prime luci, Metello entrava dalla porta sui campi lasciata socchiusa. I due vecchi dormivano dall'altro lato della casa. Come Viola l'aveva istruito, egli accendeva uno zolfino e lo portava accosto al viso perché il cane smettesse d'abbaiare. L'animale lo riconosceva, gli si strusciava le gambe, fin dalla prima sera, poi trottava nel buio, uggiolando. Viola era di già nel letto, pulita e odorosa come una signora. Fu la sua grande avventura, l'amante che egli non si sarebbe mai sognato e che mai più avrebbe avuto nel corso della sua vita. Si spogliava tutto nudo come era lei e perché lei lo voleva. Dimmelo se hai la fidanzata, gli chiedeva, non sono gelosa. Egli la rassicurava ed ella restava incredula o fingeva. Sinché non ti rubo a nessuno, commentava. Presto, capendo di dover fornire una sua amorosa mania, egli si dispose a mentirle. Pensava a Cosetta, che poteva immaginarsi ormai donna, e gliene parlava. Ma aveva vergogna di sé e, consumato l'amore, si risentiva. Basta, quello che ti ho detto è tutta una bugia. Viola si stringeva al suo fianco e lo carezzava. Non ci posso credere di essere la prima donna che hai avuto. Le tremava la voce, egli la sentiva come rabbrividire e ne era indispettito.
Anche questa è tutta una bugia, protestava. Cadeva nel sonno di schianto ogni volta, mentre ancora Viola lo carezzava e il suo ultimo pensiero era sempre lo stesso, di dispetto e con un'ombra di timore. Adesso, siccome capiva che lei rimaneva desta, quasi a vegliarlo. Al mattino il vecchio era partito col suo barroccio quando la suocera bussava alla porta prima di uscire per la messa. Viola, svegliati, io vado! Metello apriva gli occhi e scopriva l'amante che gli sorrideva, l'indice sulle labbra. Va bene, mamma, buongiorno, ella diceva. Egli si alzava e Viola gli preparava la colazione, il pane e companatico da portare sul lavoro. Ella era già vestita e pettinata col corsetto e il grembiule freschi stirati e ironica, ridente, come nulla mai fosse accaduto. Tornava ad essere la nuora del padrone che gli dava il lavoro necessario ad arrotondargli la giornata e intanto lo provocava. Non si lasciava nemmeno baciare. Lo guidava fuori la porta, facendogli strada, gli sfiorava appena la mano, dentro la quale una mattina lasciò scivolare la spilla. Un altro giorno un cavurrino, e poi uno scudo, e poi due. Comprati un cappello, vedrai, ti starà bene la domenica. Fuori era l'alba, passavano i carri dei lavandai, come portata dall'eco giungeva la voce dell'uomo del traghetto, là dove l'Arno piega verso la città, dirimpetto alla nave. E vista in prospettiva, sul fondo di via Aretina, la ciminiera delle cure, col suo pennacchio, era più alta del campanile di Santa Maria del Fiore. Egli respirava pieni i polmoni, il filone imbottito sotto l'ascella, oltrepassava a porta la croce, lasciandosi alle spalle il mercato. Una di coteste mattine, gli ballavano nichelini e soldoni dentro la tasca, bevuto il grappino al caffè del canto delle rondini, comperò un mezzo toscano e l'accese. Credeva che gli sarebbe girata la testa come quella volta in guardina, invece fu un'aggiunta di calore al calore della colazione e della grappa. Arrivato sul lavoro, sfregò al muro la cicca e la ripose nel taschino del gilet. Era sabato e quella stessa sera, nel far le paghe, il caporale gli disse che dalla prossima settimana avrebbe potuto considerarsi mezzo muratore. Questa era la volontà dell'impresario, l'ingegner Badolati, che dirigeva di persona i lavori. Andava su e giù dai ponti e la sua mano d'opera la sapeva valutare. Subito Metello pagò da bere, come doveva, ai compagni manovali e muratori della sua squadra. Egli era alto, agile, giovane, rispettoso. Uno dei più anziani tra costoro, Renzoni, che questo mestiere lo faceva da 30 anni, alzando il bicchiere alla sua salute, esclamò: «E bravo cipressino!» Fu un soprannome che gli rimase. La sua relazione con Viola si protrasse tutto marzo, il marzo del 1892. Ci fu sempre il caldano ai piedi del letto e un mazzo di giaggioli che Viola cambiava ogni giorno, anche se non era appassito sul cassettone. Metello non fu mai preso d'amore per lei, nemmeno si accorse di godere una donna in qualche modo eccezionale che avrebbe lasciato un segno nella sua vita, se non altro il gusto della pulizia, della proprietà d'abito e di modi che Viola gli instillò e dai quali egli si assuefece, volendo piacerle e perché i loro rapporti, sulla cui durata egli non si era mai illuso, potessero continuare il più possibile. La sicurezza, infine, nel trattare con le donne, dopo l'esperienza fatta con Viola, quella baldanza che o si acquisisce a 20 anni o mai più. La nostra fortuna con le donne è subordinata al nostro successo di esordienti che ci persuade di essere nati, almeno sotto questo punto di vista, fortunati, e di cui le donne subiscono il richiamo, è come se portassimo addosso, diciamo, l'odore. Capita a Don Giovanni come capita ad Annunzio o a un muratore. Viola, e non Michela, fu l'esordio di Metello, la sua iniziatrice. Tutto quello che essa gli offriva, non soltanto se stessa, ma quei pochi denari, il filone imbottito, il cappello, la spilla, i gemelli da polso, c'era su ogni verso raffigurato un cane. Metello li rivendé a Napoli quando vi fu a compiere il servizio militare. Non lo imbarazzava, dal momento che Viola poteva disporne senza sacrificio. Egli non si sentiva umiliato ed aveva troppo equilibrio, troppo senso dell'opportunità e una naturale riservatezza per lasciarsi provocare dai pettegolezzi che tutt'attorno Rovezzano si facevano su Viola. Quegli ortolani e lavandai, mentre caricavano i carri o sedevano all'osteria, si tiravano il berretto sulla testa col dito ed esclamavano:
macinerebbe un reggimento la Violona. Dicevano che suo marito, un pezzo di figliolo che non passava da quella porta, si era ridotto in cenere per tenerla buona. Perciò era morto e per il patema d'animo della gelosia che lo rodeva. C'era nondimeno in queste volgarità come una specie di rispetto, di soggezione. Per il resto, dicevano, è una signora istruita, lavoratrice. Durante i 5 anni di matrimonio nessuno aveva avuto di che malignare alle sue spalle, ma prima di sposarsi e subito dopo essere rimasta vedova, e ora poi, a sentirli, Viola ne faceva di pelle di becco. Ma la rispettavano, siccome non aveva mai dato scandalo e quel che dona, concludevano, è roba sua. Battevano le mani sul tavolo in una gran risata. La verità era che anche senza scandalo le cose si risanno. Uno è messo alla porta, è giovane, beve un bicchiere di vino e gli si scioglie la lingua. Era diventato il segreto di Stenterello, come in Africa gli schiavi, i braccianti a opera. Qualche ora della giornata non li sceglieva il suocero, ma lei. Ruffiani sordi loro malgrado, i due vecchi li rigirava come dei burattini. Travedono per i suoi occhi, come se volere o volare non gli avesse ammazzato il figliolo. Ora non esageriamo, lui avrebbe sempre potuto dire: bambina, tirati là, voglio dormire. E se l'uggiolo non le passava, la prima volta che l'avesse vista svoltare con qualcuno, sotto al bastone. Qui affiorava la causa che muoveva quelle lingue e tutto si spiegava. La lasceranno erede d'ogni cosa, della terra e della casa. Non è molto, ma nemmeno è poco. Aggiungici quei due occhi e quel davanzale e bicchieri scolati e sacchi lasciati cadere dalle risate. Lei è come fosse di già la padrona, sicura di ogni cosa. Non le resta che andare in piazza a contrattare, ma preferisce stare un'ora di più a letto la mattina. E non c'è che dire, è sempre a giorno. Le novità non le lascia freddare. Se uno si stacca da sé, le fa un piacere, altrimenti ci pensa lei quando è stufa. Lo butta giù dal letto e da quel po' di lavoro. Questo si diceva all'osteria, allorché si rimaneva in pochi e si era bevuto e ci si dimenticava di doverle del rispetto. In 2 anni che si sappia quanti ne avrà cambiati. Si richiamavano alla mente dei nomi uno dopo l'altro, aiutandosi sulle dita, e scoprivano c'era tutta gente che stava per fare o era appena tornata dal servizio militare, e ripetevano la volgarità del reggimento e della Violona. Ma parlavano per metello, gli ammiccavano e lui scuoteva la testa, sorrideva, stava allo scherzo, alla battuta. Ne riferiva Viola i discorsi uditi all'osteria, siccome mai essa gli aveva dimostrato di interessarsene. Anche i loro convegni curava sempre meno di mantenerli segreti, o così a lui pareva. Egli dubitò che la suocera ne fosse a conoscenza. Una mattina, incontrandola che tornava dalla messa, si era tolto il berretto e la vecchia lo aveva guardato in un certo modo, ma come di rassegnazione più che di rimprovero. Tua suocera mi deve aver visto uscire di casa l'altra mattina. Loro vedono quello che voglio io, disse Viola. Allora la gente aveva ragione, ma egli non andava più oltre col pensiero. Viola era lì e lo invitava a riversarsi sul suo seno. Il suo profumo, l'animosità e la sapienza con cui gli si dava lo stordivano, e di sera in sera le sue domande, fatte apposta, sembrava per mettergli timore. Se rimango incinta, tu che fai? Di solito in questi casi ci si sposa. Toglitelo dalla mente fin da ora. Cosa volevi che ti rispondessi? Ella rideva, era uno squittio, e chiudeva la bocca con un bacio. Alla tua Cosetta, bambini, gliene hai dati? Era Cosetta una bambina, non mi frastornare. Poi cadeva schiantato nel sonno, mentre Viola lo carezzava. All'inizio dell'estate, nella settimana di San Giovanni, si vedeva lontanissimo Palazzo Vecchio illuminato. Una sera Metello stava acquistando mezzo Toscano dentro l'appalto e alle sue spalle qualcuno, come rivolto a un interlocutore, disse: cosa non bisogna fare per mantenersi la posizione? Anche darsi al fumo dal momento che gli piace il fiato di sigaro. Metello si voltò. Colui che aveva parlato lo conosceva. Era Moretti, l'uomo che egli aveva sostituito, se non nello zappare la terra, nel letto di Viola. Era un giovanotto alto quanto lui e della sua stessa età, dagli occhi chiari e i baffi arricciati.
faceva lo stuccatore e doveva essere stato disoccupato. L'aveva intravisto alla Camera del Lavoro e poi ritrovato a Rovezzano, dove era nato e dove abitava. Dapprima aveva trascorso molte sere in sua compagnia. Una volta erano andati dietro a due sigaraie, poi l'amico si era arreso, siccome le ragazze abitavano dalle parti del Madonnone. Con la pratica che ho alle mani non voglio correre rischi, gli aveva confidato. Non gli aveva detto altro, forse perché aveva creduto di avergli detto troppo. Era anche lui socialista, si erano trovati bene insieme, ma da un certo giorno Moretti gli aveva tolto il saluto e siccome in certi casi si diventa vili, per non approfondire la verità e non vedersi costretto a parlarne con Viola, Metello lo aveva ricambiato della sua stessa indifferenza. Ma adesso si trovavano nell'appalto, con tanti occhi addosso e tante orecchie tesi. Metello fece lo sguardo di chi non capisce e chiede spiegazioni e Moretti subito la contentò, siccome disse, ironico, preciso, come stai a Viole? Tutte quelle facce attorno e ora una gran risata. Metello non si poteva sottrarre. Si avvicinò a Moretti di un passo, con aria ancor più stupita che offesa, e quando fu sicuro d'arrivare per primo, gli dette un pugno in viso. Fu una cazzottata che continuò fuori l'appalto sul piazzale con la gente che gli faceva cerchio e tentava, ma senza troppo calore, di dividerli. È la legge, quando due si picchiano, c'è un motivo. Finché qualcuno disse, arrivano i carabinieri! Subito i due avversari si ricomposero, come poterono, e all'unisono si buttarono le braccia al collo. È stato un incontro a pugno chiuso, come quelli che fanno ora in America. Si è letto sui giornali e ci siamo voluti provare, dissero. Sono degli sportimanne, commentò una voce. I carabinieri la presero per buona ed essi entrarono nel caffè e si guardarono allo specchio, distanti l'uno dall'altro. Avevano due facce che sembravano mascheroni. Un labbro di Metello, quello di sotto, si gonfiava a vista d'occhio, come quando si soffia dentro l'involucro di un pallone. Preferì non farsi vedere da Viola così acconciato, disertò il letto dell'amante che l'aspettava, cotesta sera e per sempre. Non l'esito del pugilato né l'opinione della gente lo decise, ma le parole con cui l'aveva accolto il caporale l'indomani. Ti sei picchiato per la politica? No, è stato per una donna. Per una donna o per chi vuoi tu? Mi dici, ridotto in coteste condizioni, cosa mi rendi sul lavoro? È da un po' di tempo proprio, da quando non sei più manovale, che batti la fiacca. Come rimediamo? Oggi intanto vai a casa. Vai, torna domani.